La mostra Time Machine indaga il rapporto che l'uomo ha con il concetto di tempo, in un periodo storico che vede affiancarsi al tempo lineare e unidirezionale che contraddistingue la vita dell'uomo, un tempo ricorsivo e con andamento a spirale, tipico del postmoderno. Sempre più numerosi sono gli esempi di spostamenti nelle due direzioni lungo la linea del tempo, dai software che ripristina i nostri file che temevamo perduti, al recupero di un passato che invece la vita lascerebbe scorrere, dal recupero della memoria attraverso gli spazi sociali in rete, alla cultura del corpo che cerca di annullare l'effetto del tempo. Tre critici si sono confrontati con le opere che sono giunte dagli artisti per partecipare a questa mostra variegata, che presenta installazioni, video, fotografie, sculture. Insomma, fornisce una visione a 360 gradi di come gli artisti hanno interpretato il tema. Emanuele Caputo sostiene che gli artisti danno un'interpretazione soggettiva del tempo, facendo riaffiorare nell'opera i suoi tratti di precario equilibrio e l'idea di un'indiscussa continuità fra presente e passato, tramandata silenziosamente da più di un secolo di psicanalisi. Il legame col corpo, per molti scarnificato dai media, è comunque imprescindibile. Laddove il corpo uomo scompare, c'è il corpo macchina. Gli artisti, sostiene Antonia Guglielmo, delineando il fatto che il tempo occupa un posto centrale sia nella descrizione fisica del mondo esterno sia nella nostra esperienza interna, ma nonostante l'analisi lineare e cartesiana di ognuno di essi, malgrado i progressi scientifici del nostro secolo che ne danno spiegazioni, i rapporti tra il tempo della fisica e quello della nostra esperienza rimangono un profondo mistero. Mistero che l'arte sa indagare, perché dice e allude al tempo stesso. Infine Aldo Torrebruno sostiene che nessuno degli artisti propone una visione lineare, scandita, rigorosa, ticchettante del tempo. Tutti si interrogano piuttosto sulla ricorsività, sulla spirale, sul ritorcersi su se stesso e propongono una visione del tempo sempre capace di tornare sui propri passi, tutt'altro che ineluttabile e definitiva. Si indaga così quel particolare rapporto tra uomo e tempo che è la memoria, ma anche il modo in cui il corpo, umano ma non solo, interagisce col tempo e con lo spazio, sia scrutando verso il futuro, sia guardandosi alle spalle. Ma come accennato non emerge una direzione chiara e distinta che frapponga questi due momenti temporali, quanto piuttosto una serie di connessioni, di legami, che vedono nella circolarità la propria caratteristica. A fianco però c'è a fare da contrappunto il tempo della macchina, che invece è scientifico e rigoroso, che ticchetta, che lascia anch'essa le sue tracce.